Domenica 16 dicembre alla Serena Majestic di Montesilvano, la prima assemblea regionale di questo nuovo raggruppamento politico che nasce oggi anche qui in Abruzzo, la Margherita. Tre partiti, Popolari, Democratici e Rinnovamento Italiano, si uniscono e creano anche in Abruzzo questo nuovo raggruppamento che a livello nazionale ha già riscosso notevole successo nelle ultime elezioni del 13 maggio. Si elegge questa mattina il coordinatore regionale e l'assemblea propende verso Luciano D'Alfonso, il quale già ha fatto un suo primo intervento questa mattina prestissimo, e diceva che questo nuovo raggruppamento appunto non parte da zero, un movimento che è già organizzato sul territorio. Lui personalmente ha avuto già modo di organizzare 97 assemblee, 10.000 persone incontrate, quindi un movimento che è già radicato sul territorio e che ha molti amici sul territorio appunto. Dobbiamo ricordare un intervento di Boschetti, che rappresenta l'Udeur in Abruzzo, che è l'unico partito che è ancora in dubbio, perché a livello nazionale, come sapete, Mastella non ha avuto da aderire alla Margherita, però qui in Abruzzo le cose sono un po' diverse e i mastelliani sono propensi ad entrare in questo nuovo movimento e a far parte della Margherita. Ancora non si sa bene quando, come, se dovranno poi staccarsi dal loro leader nazionale Mastella, ma le cose sono ancora da definire. Sono presenti anche l'onorevole Marini e l'onorevole Bordon, i quali stanno per intervenire a questa assemblea, ma vogliamo ricordare a proposito di Marini che lui è il coordinatore dell'intera giornata, è stato eletto a maggioranza. Quello comunque che viene fuori da questa assemblea fino a questo momento è la voglia di ritornare a governare nella regione Abruzzo, ma non soltanto a livello elettorale, quindi vincere con i voti, ma vincere perché bisogna saper governare con i programmi, il programma elettorale, il programma di governo di questa Margherita, nuovo soggetto che nasce, parte da Montesilvano per arrivare all'Aquila, al governo regionale. Il nostro convincimento che l'alleanza di centro-sinistra sia l'obiettivo di quest'area, obiettivo già conseguito, noi la teniamo e noi vogliamo diventare forti noi per creare le condizioni di una ripresa per il governo del Paese, perché questi primi mesi del governo della destra credo che creino preoccupazioni in tutti i cittadini italiani che sono attenti al bene pubblico, all'interesse comune del nostro Paese. Però noi siamo alleati dell'Ulivo, di questa coalizione, che non è un partito politico oggi, l'abbiamo ribadito. Noi non abbiamo nel nostro futuro immediato, perché nei tempi medi e lunghi la storia si costruisce da solo con il contributo di tutti. Noi non creare una delle condizioni per una ripresa della politica di centro-sinistra. L'onorevole Giovanni Procacci, eurodeputato dei Democratici, che sta qua a vi confermo la partecipazione ai nostri lavori del presidente del gruppo dell'Ulivo al Senato, amico Bordone, che già è stato tra di noi e che ha voluto, ci onora oggi della sua presenza e delle ragionevoli. Per fare questo c'è bisogno di una presidenza un po' energica. E se voi siete d'accordo, io mi assumo questo onere non piacevole verso gli amici che dovranno intervenire, ma se non ci sono dissensi cercherò di fare forza e di avere un po' di energia, no? Così facendo forza. Allora sono presenti in sala, sono stati già salutati dall'onorevole Marini, segretario regionale di Este Paolini, il capogruppo. Tutto quanto questo, amici, lo dobbiamo declinare, declinando i valori della persona, della solidarietà e della modernità, declinando il valore della democrazia, della partecipazione, declinando il valore della responsabilità. Questo è quello che sta nella nostra storia, nelle nostre vene, nella nostra ambizione.
riflessione degli elettori abruzzesi motivi che li portino, quando sarà, a votare nel migliore dei modi. Quello che più preoccupa è che lo sta facendo con una ineleganza e con una grossolanità. Onorevole Marini, nel centro-destra si rifà la Democrazia Cristiana, nel centro-sinistra qualcosa di simile, le forze moderate si riuniscono, è così? Pare che nel centrodestra non si faccia la Democrazia Cristiana, perché è stata una grande esperienza irripetibile. Qui stiamo facendo una forza nuova proiettata verso il futuro, con i valori anche della vera Democrazia Cristiana, del popolarismo di ispirazione cristiana, ma più ampio, mettendo assieme diverse esperienze, perché ci sembra un passaggio importante per poter riportare l'Ulivo a vincere alle prossime scadenze elettorali. Onorevole, posizioni pesanti sul governo nazionale e il governo regionale, addirittura quello regionale illegittimo, come mai? No, illegittimo non mi pare, detto. No, vabbè, no, assolutamente no, non è questo. Poco efficiente, poco attenta ad una strategia per l'Abruzzo, questo è venuto fuori dal dibattito, e devo dire su quello nazionale che molte delle promesse semplicistiche fatte in campagna elettorale non trovano risposta. Qui sta emergendo, sia per quanto riguarda la riduzione delle imposte, sia per quanto riguarda l'aumento a tutti i pensionati con una pensione inferiore a 1 milione di lire, che nella finanziaria è sparita e resta una piccola fetta di questi pensionati. Quindi la nostra è una critica severa, ma l'importante è prepararsi per le prossime occasioni elettorali che ci dovranno essere sia in regione che in campo nazionale. Comunque, onorevole, la Margherita è già presente nel territorio? Sì, direi di sì, oggi c'è una grande manifestazione, la Margherita in Abruzzo mi pare sia partita molto bene. Grazie. 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 E costruire, costruendo una forte, coesa e decisiva alleanza. Per quello che mi riguarda, io metto a disposizione me stesso di questa prospettiva e auguro che il conto di oggi, che andrò via tra un po' per altre cose, scusate, insomma, si concluda nel migliore dei modi. Grazie. Presidente Falcogno, la Margherita è una sfida non all'interno dell'Ulivo, ma ai nuovi democratici cristiani che stanno nascendo nel centrodestra, si uniscono dei partiti, già questo è un fatto importante. Sì, la Margherita a mio giudizio deve raccogliere una sfida e la deve raccogliere nelle forme che si sta dando, e questa è una riprova che dobbiamo convalidare, attraverso un'attenzione forte sui problemi della persona. Cosa che noi non accetteremo mai. Noi non accetteremo mai censure, commissioni di censura, che addirittura il Consiglio regionale emani una commissione di censura sui libri di testo. Noi difendiamo la libertà dell'istruzione e quindi dell'insegnamento, la libertà dell'impresa, del lavoro, della cultura, delle organizzazioni sociali, ma lo difendiamo nella, dobbiamo dirlo, nello Stato. Della famiglia. Perché io credo che la sfida che è contenuta, come ben ha indicato Luciano D'Alfonso nel promuovere questo convegno, mettendo in relazione statuto, la cosiddetta new economy e le prospettive del futuro, questa sfida sull'innovazione si vince su sentieri umani, si perde se la combattiamo sul sentiero di un puro tecnicismo, e la perdiamo se... che stiamo toccando con mano del Presidente del Senato, perché ha dovuto violentare la sua agenda di impegni istituzionali per essere presente qui, di tutti gli altri amici, ma soprattutto sono contento di questa riuscita dal punto di vista democratico. Possibilità di successo a un'azione di alleanza e di schieramento. Se
siamo convinti anche a pescare. Io lo dico naturalmente con un, diciamo, un tasso di distanza rispetto alla, alla passione, ma credo che a noi non può essere rimproverata la difesa della identità, ma l'identità non è un'astrazione, non è una cosa non presente nell'attuale vicenda politica generale. Senza identità c'è appiattimento e con l'appiattimento c'è un travolgimento di un disegno strategico che fu valido ed si è dimostrato tale nel 1996 e risulterà valido. Siamo assolutamente nei tempi previsti, io mi prenderò due o tre minuti anche perché vi dirò due riflessioni che dovremo sviluppare magari in occasione di un prossimo incontro dove non avremo la fortuna di riavere con noi Mancini e quindi questa sera il maggior tempo lo dobbiamo consegnare a lui. E una battuta finale: ho la preoccupazione, credo con tutti gli amici qui al tavolo della presidenza e anche con voi, di veder crescere anche dopo le parole di Novello questo spirito positivo che si respira qui dentro questa sera, sia per il nostro partito che per la coalizione. E io non sto pensando tanto, e il che dovrà essere superato per il futuro, al confronto nazionale importantissimo per il futuro del nostro paese che avremo ad aprile probabilmente, o insomma nei prossimi mesi. E ahimè, una campagna elettorale con un respiro molto lungo è iniziata, è così nei fatti. No, io penso alla regione, alle cose che ho ascoltato da tutti, da Sperandia a tutti gli altri sindaci, alla signora Vassalli alla fine. È chiusa la partita. Non è che vanno di moda ora le contestazioni elettorali sull'onda di un grande fatto mondiale come quello americano. Ed io con l'occhio, se ci sono ancora i giornalisti che prima ho visto, voglio dire parole precise che non diano adito ad equivoci. Voi sapete che in questa competizione elettorale, dove abbiamo fatto anche autocritica noi, forse anche giustamente, ma insomma la regione si è divisa in due nella sostanza, c'è un problema aperto, un problema di grande rilievo. Ci sono due sentenze ormai pronunciate dalla magistratura sulla ineleggibilità o incandidabilità dell'assessore Salini. Io questa riflessione la faccio per voi, per stimolare lo spirito di impegno e amici di unità dentro la coalizione. Io lo so, vedo facce di amministratori che qualche volta locali mi hanno detto ma facciamo fatica ad andare d'accordo. Lo capisco, a scadenze vedremo le situazioni comune per comune, ma qui c'è un interesse grande della regione, li avete sentito tutti i sindaci. La coalizione deve tenere e avere uno spirito positivo. Lo dico perché c'è il Presidente del Senato per la sua autorevolezza istituzionale, poi la Corte di Appello ha fatto un quesito alla Corte Costituzionale e ha detto diteci se queste decisioni già prese, queste sentenze, quella norma è una norma costituzionale o meno. Noi aspettiamo la risposta della Corte Costituzionale con serenità, ne siamo abituati a metterci a discutere le sentenze della magistratura dai gradi più bassi ai gradi più alti, no, perché è un punto. Però una cosa io con forza voglio sottolineare questa sera, e questa la dico anche al Presidente del Senato, che la sappia e veda lui. Noi chiediamo l'urgenza nella deliberazione della Corte Costituzionale. Non di interesse di parte, ma di interesse di tutta la regione.
perché con il grande ruolo che oggi il governo regionale ha in Abruzzo e altrove, con i problemi aperti e le scadenze che abbiamo, non è giusto tenere con un punto interrogativo il governo regionale di una regione come questa. Credo che ricorrano, avendo sentito anche qualche giurista, tutte le ragioni per una decisione di urgenza. Lavoro con la presenza del partito di tutte e quattro le province abruzzesi, Mazzocca si farà promotore di questo e andremo avanti con il nostro lavoro. Grazie a tutti per questa presenza così impegnata e buonasera. Istituzionali senza entrare all'interno degli schieramenti, ma dicendo quello che gli schieramenti possono essere come proposta di governo dinanzi al Paese. Questo però è uno spazio per il Partito Popolare, ma non solo, il Partito Popolare discute dello statuto, discute di politica locale, di politica nazionale. A me interessa che la gente colga il dato di un impegno. Sta passando dei guai giudiziari. Non lo so, io. Sì, però lei è stato fatto cenno dal presidente dell'onorevole Marini, che lei si informerà su questa vicenda per accelerare i tempi. Mi ha informato di questa questione, ma io non credo che tra i miei compiti ci sia quello di accelerare i tempi. Il populismo esasperato non può essere realizzato a scapito dell'autorevolezza del governo e del Parlamento. Cioè c'è bisogno di spogliare lo Stato di una serie di competenze di ciao, ciao, ciao. Onorevole, permette una domanda. Oggi il Partito Popolare apre ufficialmente in Abruzzo la campagna elettorale, onorevole Marini, è così in sintesi? No, voglio dire, noi abbiamo fatto una riflessione su tutti i problemi aperti con il Presidente del Senato Mancino e con una grande partecipazione. Certo, le elezioni politiche non sono lontane, quindi la mobilitazione e l'entusiasmo del partito servono anche a quello e anche per valutare la situazione regionale che è ancora un po' in bilico. Siamo soddisfatti di questo grosso incontro e quindi che mostra la vitalità del nostro partito. Non pensa che sia eccessivo prendere questa posizione nei riguardi di un ex amico di partito come Salini? Ma noi non abbiamo preso nessuna posizione, ci sono delle sentenze che parlano della sua ineleggibilità, aspettiamo cosa decide la Corte Costituzionale, poi qualche conseguenza bisognerà tirarla fuori, no? Una cosa è sul piano personale che a me può pure dispiacere, una cosa è sul piano politico dove le regole vanno rispettate da tutti, questa è la nostra posizione. Questo convegno, mi scusi, un'ultima domanda, questo convegno non è stato forse troppo un tornare indietro per quanto riguarda nostalgia della Democrazia Cristiana? No, questo è un convegno che guarda avanti alla nostra battaglia per la politica, al contributo che diamo alla politica italiana. Grazie onorevole. Ginoble, un convegno importante direi, che vede la presenza anche del Presidente del Senato Nicola Mancino, ma io mi è sembrato di capire che si è cominciata la campagna elettorale, insomma, uno spot direi importante per il Partito Popolare. Diciamo che è un convegno onorato dalla presenza del Presidente del Senato, si commenta da solo. Io credo che gli argomenti fossero importanti, argomenti che poi sono da una parte di economia, di assetto economico, ma dall'altra parte non possono che non tener conto da politici quali siamo e di argomenti anche politici. Io credo che alcuni aspetti possano essere sottolineati questa sera. Il primo, la presenza di un Partito Popolare vivo, la presenza di un partito popolare che vuol contare sulla scena politica nazionale, regionale e anche nelle amministrazioni più piccole. Ringraziamo l'onorevole Cerulli, passerei la parola subito all'onorevole Marini. Io devo dire che sono un pochino
sorpreso per questa straordinaria e positivamente sorpreso per questa straordinaria partecipazione. Vi ringrazio tutti i partecipanti e in particolare gli organizzatori di questo nostro incontro, la coalizione dell'Ulivo della Vallata. E voglio dire che già Cerulli ha toccato qualche punto. Io mi fermerò, sapendo che dopo di me parlerà una straordinaria donna, nostra collega alla Camera e ora candidata al Senato, che Anna Serafini, poi arriverà il Presidente della Provincia. Voglio fermarmi, domani mi sono chiesto, mentre stavamo lì guardandovi, cosa si può dire questa sera per dare una spinta ulteriore al nostro impegno a 6 giorni dal 13, dalle votazioni, dalle elezioni. Beh, io metto da parte, perché ne ha parlato Vincenzo Cerulli, questa condizione. Poi la mia è particolare, perché è stato detto da Giorgio, 4 di questi comuni fanno parte del collegio Camera dove sono eletto io, Bisenti nel collegio di Cerulli, mentre tutti per il Senato votate, dovete, con l'Ulivo votate la Serafini. Io rilevo, almeno per quello che riguarda il mio collegio, che qui abbiamo una condizione rispetto alla zona Vestina e a Montesilvano e dintorni non positiva. I sindaci della Vallata oggi non sono sindaci del centro-sinistra. Nel collegio mio della Camera sono nelle città più giù e nella Vallata fino a Farignola, da Montesilvano, Loreto, Penne, Farignola, sono tutti di centro-sinistra. Ma questo lo dico per giustificare il fatto che mi sono un po' sorpreso questa sera, perché qui voi avete amministrazioni che non sono nostre e malgrado questo avete questa partecipazione straordinaria che, secondo me, cara Anna, caro Vincenzo, è un segno di quello che sta accadendo più in generale in Italia. Questo segno è qui. Io lo voglio dire per il vostro orgoglio. Ero a Città Sant'Angelo un'ora fa, sì, più o meno, poiché oggi sono stato a Roma per una manifestazione cui ha partecipato Beltroni per il sindaco di Roma, mi ha chiamato Rutelli per una cosa, era ancora su di giri, me l'ha detto lui, no, io l'ho detto io, caricato in maniera straordinaria per la manifestazione di Teramo. Ma se io leggo alla manifestazione di Teramo, a tanti altri segnali, questa partecipazione, capisco che qualcosa si sta muovendo in maniera seria e profonda nella coscienza, nel cuore, nella testa dei cittadini italiani, dei nostri elettori. E voglio, ho l'obiettivo di darvi qualche elemento in più per un impegno straordinario in questi giorni. Il primo problema, la prima riflessione: cosa siamo noi e cos'è questa destra sul piano dei contenuti? Voi dovete combattere uno strisciante qualunquismo di una parte dei nostri cittadini che dicono ancora, malgrado quello che è accaduto in queste settimane, in questi mesi, ma in fondo la politica è la stessa da tutte le parti. C'è un fossato profondo tra noi e Berlusconi e la destra italiana. Ci sono cose che ci dividono e che riguardano non il dibattito astratto, ma la vita delle nostre famiglie. Vedete, in tutta Europa, noi ora diventiamo una nazione sola, dall'anno prossimo avremo la stessa moneta, in Italia, Francia, Germania e altri paesi, diventiamo una nazione di 300.000 abitanti che darà occasioni straordinarie anche al nostro territorio, al territorio abruzzese, che per la sua ricchezza storico-artistica, per la difesa dell'ambiente operata dalla giunta di centro-sinistra, sarà un punto di riferimento per movimenti che ci saranno, continui, di popolazione dentro l'Europa. C'è una differenza di fondo
Non basta dire vogliamo la crescita, vogliamo lo sviluppo per assicurare lavoro ai nostri ragazzi, la prima preoccupazione delle famiglie. Questo probabilmente lo vogliono anche loro, ma noi vogliamo realizzare questo sviluppo difendendo i diritti del cittadino. Lo diceva Vincenzo Cerulli, loro hanno una concezione che quando parlano di sviluppo, di mercato, di aiutare l'impresa, mettono come una cosa secondaria la necessità di difendere una rete di protezione sociale che va dalla sanità, dalla scuola, alle pensioni e che sono una connotazione profonda di questo modo di vivere in Europa. Vedete, quando Berlusconi, che è il leader del popolo, qualcuno mi dice ma parlate sempre di lui, di chi lo dice, chiaramente, e quei modelli quando hanno funzionato hanno anche risanato un po' l'economia. E su, vuole mettere in discussione l'unità Italia, la Costituzione, e io credo che questi valori noi dobbiamo difendere, dobbiamo difendere il 13 maggio perché sono messi in discussione. Ormai lo abbiamo visto il 25 aprile perché Bossi non ha voluto cantare l'inno di Mameli, lo vediamo quando parla, ci sono tante manifestazioni per capire che questi dell'Italia se ne importano poco e tantomeno degli italiani e per niente del sud, del centro sud. Noi abbiamo bisogno dell'Italia unita, abbiamo bisogno di stare in Europa, abbiamo bisogno comunque di avere al nostro fondamento per la nostra democrazia la solidarietà, perché sulla solidarietà noi fondiamo lo stare insieme. In attesa che poi il presidente della provincia più bella dell'Ulivo, questa nostra riunione, questo nostro incontro, ci stanno facendo tutti quanti i complimenti e le meraviglie. Lo ha fatto l'onorevole Marini prima, l'onorevole Cerulli, la signora Serafini, di questa grossa presenza. Il merito è sicuramente di coloro che hanno organizzato, che hanno collaborato in questa organizzazione, ma il merito è soprattutto di tutti coloro che sono venuti e che dimostrano che questa vallata non è appiattita e rassegnata come molti fuori credevano, ma che è una vallata di persone che ha fatto delle scelte e che queste scelte sa mantenerle, le sa sostenere, sa scendere anche in piazza, quindi in pubblico, per difenderle. Allora dico, e volevo dire, che cosa possiamo fare di più per i nostri candidati? Vi volevo dire che questi candidati sono una risorsa per questa vallata, non sono candidati qualsiasi. La signora l'onorevole Serafini non è un candidato qualsiasi, è stato già detto prima. L'onorevole Marini non è un candidato qualsiasi, così l'onorevole Cerulli non è un candidato, sono tre candidati di grande valore, di grande spessore politico, che hanno già dimostrato fuori di valere e quindi noi ce li dobbiamo tenere cari e dobbiamo cercare di sostenere. Direttamente interessato nel cantiere e poi c'è poi tutto il contorno, i fornitori. Ma lo sviluppo che porterebbe una vallata e coraggio non ha avuto mai niente. Non è tanto la ricchezza del momento in cui si fa che vorrebbero almeno 6 anni per farlo. Ma non ha avuto mai niente, anche per colpa della Lega. Dice voi avete tutto il finanziamento, avete la Lega che volete ancora. Sì, si è accumulato sempre in ritardo. Sì, né niente, ma è... sì, dica. Cioè, dopo aver fatto la diga ci sarà da fare tutte le condutture di allaccio che vanno da qui a valle e quindi sono altri 7-8 anni di lavoro, insomma, con occupazione anche lì, quindi il tutto nel giro, qui si parla di 15 anni di lavoro. Lavori e poi? E poi la prospettiva dello sviluppo. Sì, dello sviluppo, soprattutto. Dobbiamo andare. Sì. PP ha visitato oggi l'Abruzzo, ha visitato la Vallata del Fino, diversi comuni. Quali sono, alla luce dei discorsi che lei ha avuto, dei colloqui che ha avuto con i primi cittadini dei comuni, quali sono i problemi che affiorano maggiormente? Ma questo è il mio collegio anche qui nella Valle del Fino, quindi mi pare proprio naturale che io mi incontri con i sindaci. Ma i problemi sono molti e il periodo che abbiamo non consente miracoli a nessuno, ma una vallata come questa con la possibilità di rafforzare tutta la struttura economica si ferma rispetto a due grandi questioni irrisolte. C'è un grosso problema di viabilità,
rispetto alle compatibilità sia con la regione che col governo nazionale, bisognerà cercare di migliorare questo settore, perché anche gli insediamenti industriali che ci sono di piccole imprese hanno bisogno di collegamenti più rapidi. E poi c'è la grande questione della diga sul Fino, già finanziata in parte, ferma da alcuni anni, e che ha un rilievo straordinario per collegamento con l'intera realtà della vallata, agricoltura, ambiente, attività di indotto anche industriale. Vediamo, io l'unica preoccupazione che ho non è tanto la non comprensione della forza di queste due iniziative da riprendere. Viviamo in un periodo di ristrettezze con il bilancio dello Stato, ma io credo che alcune priorità bisognerebbe sceglierle. Vediamo assieme ai sindaci, assieme alla popolazione, di rimettere in moto queste grandi opere anche nelle difficoltà attuali. Ricordiamo che l'onorevole Marini ha un contatto diretto con l'Abruzzo. Sono abruzzese, quindi sia come nascita, come abruzzese, come parlamentare, naturalmente la mia regione. Intendevo dire ha un contatto diretto nel senso che ha una segreteria a Montesilvano. Questo sì, e quindi mi pare doveroso, io tutte le settimane sono presente nel mio collegio. Di che stiamo arrivando? Pronto? Sì? No, ciao. Le motivazioni principali che hanno portato era perché dove? In quella zona lì era molto vincolo di risultato. Aspettiamo sulla ristorante. Superato, sì. Perino, lì Antiglio di Artiglia, quando la vedi imbocchi l'ultimo chilometro per Artiglia. Quanti imbocchi l'ultimo? No, io vengo solo per portare. Ah, no, va bene, no, ti fermi con noi. Tu vieni qua, vieni tu. Fermarmi no, però vengo là. Vieni, questi lavoratori stavano qui. Nicola, quanti anni fa stavi qui a prendere il terreno per farlo? Per stare lì? Per far analizzare il terreno, io ho preso la tela per far analizzare la prima volta. 36, 37 anni. Per far analizzare. Ci sta diventando vecchio. Onorevole, io adesso. No, io veramente mi aspettavo che forse lo potevo vedere, invece come me ne vai e non si vede. Non si vede. No, comunque solo lei forse. No, ma si può dar tamara forte. Sì, ma sono tempi che i miracoli non si fanno più. Un pochettino alla volta. Non paghiamo le tasse, magari ci mettono per vendere 2 miliardi alla volta e sta fuori. Per la Liga, se non c'è tanti posti alla provincia. Non si fanno più, non si fanno. Ti va un gocciolino? Pronto? Sì. Minano, sì. Stiamo arrivando. Qua. Metà strada. Stiamo, eccoci. Stiamo proprio sopra la macchina. Sopra la macchina. No, no, mo lo vedi il tempo d'arrivare. 10 minuti, no. Ci vediamo. Vabbè. Ma vai. Allora, ci vediamo su. Vieni tu. Direttamente. Tu alla comunità. Sì. C'è una gran rete? Un bel rizzo. Mi attende tutta la legislatura. Sicuramente avrai avuto modo di sentire gli altri sindaci della Vallata. E penso che tra i tanti problemi, quello del lavoro, il problema della disoccupazione sia quello più sentito. Quindi è inutile forse che io ci torni. Ma io volevo sottolineare due aspetti che dovranno essere presi in considerazione. Uno riguarda la finanziaria. Francamente le amministrazioni locali sono fortemente preoccupate per i tagli annunciati, non so se poi corrispondano effettivamente a quanto riportano gli organi di stampa, di 5.500 miliardi.
non so, per le amministrazioni sarà un vero e proprio salasso, soprattutto le piccole amministrazioni avranno delle difficoltà enormi a poter gestire anche l'ordinario. Altra cosa alla quale io penso che questa legislatura debba mettere mano riguarda l'apparato burocratico. Io faccio il sindaco da poco più di un anno, ma anche se avevo esperienza. Però pare con tutti, in tutta Italia avete tenuto, forse i vostri sono più disciplinati, comunque, Rifondazione ha mantenuto l'impegno. Noi, qua e là per l'Italia, perché purtroppo non è stato solo Teramo. 15 deputati. Lo so, c'è un mio amico a San Severo, a Foggia, un senatore di Rieti, si chiama Dionisi, ex senatore, poi non gliela fatta lì, che è un altro collegio sicuro. No, non ti giuro, è capitato, ma mica dobbiamo dire che l'abbiamo... che l'hai fatta apposta tua, è capitato. Ma no, il dato è quello, perché come si fa a perdere a Teramo il Senato se l'alleanza tiene? L'alleanza non ha tenuto, se no non si poteva perdere a Teramo, perché si era di quello, il collegio migliore dell'Abruzzo era quello lì, capito? Meglio di questo nostro qui, non sono stato eletto io. Era buono, ma il Senato di Teramo è un collegio, l'hai detto tu, da qua? Sì. Dobbiamo ragionare, perché guarda, voi avete, io dico, se c'era l'Ulivo non c'era Padre Eterno che teneva, veniva eletto là. E vabbè, mo tu, le ragioni ci sono state. Grazie del complimento, ma perché, scusa, quello che perché stai non mentendo? Bisogna dire la verità. Ma perché stai mentendo? Perché cucina, non è vero. Ma hai visto poi che come hai visto che maglietta scacciano re mi dona al viso, perché una signora mi ha detto tu devi mettere la maglia rosso, con quello di blu rosso, veramente il giallo ci voleva, che è bello, io una maglia così ogni tanto la metto, la prossima volta non ci saranno deve, i sindaci domani, ha ragione. Andiamo, grazie del complimento. Noi facciamo i fatti. Sì. Io una volta perché sono disperato, non è che penso mi metto una maglia, una camicia così. Ho combinata una. Mi ricordi quando spararono all'economista della CISL Tarantelli, il professore. Ma non mi presentai alla cerimonia ufficiale del funerale, una maglia rossa. Mio padre mi telefonò perché il visione era quello che mi ha fatto. Ciao carissimo, ciao bei colleghi, stai tranquillo, grazie, non succede, capi che è Yeah.
Siamo uomini di sport, non è più darsi bravo.